mettiamo subito, dice un piatto di pasta al sugo, foto con la, col braccio surfi de pampa, dai. Quindi eccola là, ce l'abbiamo. Ci abbiamo anche questa caratteristica. Noi ci abbiamo tutto per quando essere gli Ucci, ragazzi. In Toscana ho postato la foto della Fiorentina. Davvero? Però Fiorentina è buona, hai fatto bene, sì. E poi quali altre caratteristiche ci sono? No, qua basta, sono finite, qua il baffetto, c'hanno il baffetto all'insù, tipo. Anche? Sì, Cavolo, quello mi manca. Guarda, sì, un po' rasati con i capelli lunghi. Cioè, rasati ai lati e i capelli lunghi. Ah, allora ci siamo. Dai, ci siamo, ci abbastanza siamo. Gli Ucci. Sì, e sì, le sì, barbe? Le no. Barbe, no. Barba baffetto, barba. Quindi se tu sei hipster che ci stai ascoltando adesso, ci sono molti amici Marco Isper, quindi può darsi che ci stanno ascoltando. E se tu ci stai ascoltando, hipster, sei finito. Non c'è più. No, non c'è, sei passato di moda, quindi tagliati la barbetta, insomma. Ci dispiace perché noi pensavamo che gli hipster poi un giorno avrebbero dominato il mondo. Invece... Esatto. E quindi, insomma, diciamo che invece non è così. No, vampa, no, niente da fare. Allora, invece, per quello che riguarda altre notizie, vediamo un pochino, perché, insomma, diciamo di questo weekend sotto la pioggia. Infatti, attenzione, perché domani, dice, arrivano i temporali in tutta Italia. Questa è la notiziaccia. Cioè... La notiziaccia, quindi state pure... sentite il podcast. Esatto, questa è una cosa giusta da fare, ragazzi. Fateci pubblicità anche se volete. Assolutamente, fate pubblicità, vediamo se c'è qualcosa magari a livello di altre notizie interessanti, perché dice comunque... ti dico solo che la Donatella Rettore ha detto che contro Marcella Bella, io una pazza invidiosa, questa è diffamazione. Ma e poi no, hai sentito pure quella su Andrea Di Pre? Non si sposa più, Non si sposa più Andrea Di Pre. Non si sposa più Andrea Di Pre. Ecco. E quindi la come si chiama? Bomba, la ragazza Sara Tommasi, no, giusto? Sara Tommasi ha postato su Facebook, quindi se siete amici di Sara Tommasi potete vederlo. Un video in cui la famiglia giustamente ha preso, perché la famiglia ce l'avrà pure lei. Ha preso la famiglia e ha fatto un video in cui dice che lei ha smesso con la droga e ha smesso anche con Andrea Di Pre. Secondo me Andrea Di Pre è andato in depressione questa cosa qua, Anche per me. Sì. Anche per me, e poi soprattutto ti devo dare due notizie incredibili. La prima è morta Micol Fontana, la leggendaria stilista dell'Atelier Fontana di Piazza di Spagna, cioè aveva 102 anni. È un pezzo di storia che se ne va, per quello che ama la moda. Certo. La delle Fontana, le tre sorelle. 102 anni. Insomma, esatto. Salutiamo i nostri amici ascoltatori che hanno 102 anni. Esatto, anche loro, insomma. Salutiamo ecco. Zio Frank. Zio Frank, quanti anni hai, ci avrà? Chiediamo allora, quanti anni zio Frank? Ciao, di meno di noi, se ride, insomma. E invece, diciamo, invece, altra notizia che... Eccola qui. Federica Nargi scalda Mykonos, l'ex velina... Tuffi e quasi topless, diciamo che è una notizia. Ha scelto Mykonos per trascorrere qualche giorno in completo relax. Ma la fuga sull'isola greca non è certo bastata, insomma, continuiamo a leggere la notizia. Io non volevo aprire per le foto, insomma, Dio la benedica. Ah, tu non volevi aprire le foto, invece ti è capitato. Che Dio la benedica. Ora diciamo che la signorina... Invece Belen se ne va al mare, che mamma che fisico, con la figlia. Sì, Belen al mare l'avevo... I gossip italiani comunque tutte con le bocce di fuori, Invece l'altra notizia che fa scalpore è la nuova fiamma di Caprio, perché c'è Kelly Rohrbach, la bionda esplosiva di Leonardo DiCaprio. Insomma, non è più Leonardo, una piazza. Mamma mia, se io ero Leonardo DiCaprio, è un'altra notizia scoop. Assolutamente. Se tu eri Leonardo DiCaprio, Federico, eccola. Scoop. Se Federico era Leonardo DiCaprio.
Allora avresti vinto un Oscar, secondo me, eh? Dici? Sì, sì. Per me, se tu eri Leonardo DiCaprio, l'avrebbero dato l'Oscar. Ma come mai, secondo te, non è riuscito a vincere l'Oscar? Io non lo so. Io ho visto l'ultimo film che hanno dato. Le nostre notizie, insomma. No, ho letto, cioè, ho visto l'ultimo film che era. Aiutami, è bellissimo. Quello che hanno dato ultimamente sul canale Inception. No, Inception è un altro film assurdo, bellissimo. Il mitico Shutter Island. No, Shutter Island pure è un altro figo. Vedi, più dici film di Leonardo DiCaprio, più dici ammazza che belli, cioè proprio stupendi. Allora The Wall of Wall Street. No, Mr. Gatsby, il grande Gatsby. Ragazzi, Gatsby. Io non conoscevo quel film finché non ho visto sulla rete italiana. Non l'avevo mai visto. Sono rimasto timone, perché c'ha un significato veramente bellissimo, bello. Bellissimo, un film eccezionale, secondo me uno dei più belli sulla storia del panorama del cinema. Del cinema. Anzi, sì, 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 è bellissimo. Bellissimo. Il tuo film preferito? È il mio film preferito, diciamo che, ma dici proprio in generale o... No, in generale. Io DiCaprio, io in realtà faccio un po' la figuraccia qua. Mi piaceva il Titanic a me tantissimo, era uno dei film più belli che c'è. Cioè, il primo film che ho visto in realtà al cinema. Poi adesso invece sono passato a Trainspotting, mi piace più Trainspotting, ho visto, mi è piaciuto tantissimo. A te il film che te che te dice che ti è rimasto? Io scusa, stavo un attimo guardando Laura Barriales. Vabbè, cioè, intanto anche ho visto Arancia Meccanica oggi, che era che è stupenda, bel film. Io la Benedica sta facendo delle foto. Ecco, Federico. Mamma mia, insomma, su Facebook mi piace Laura Barriales, sì, devo dire la verità. Poi c'è la ragazza tua che è gelosa, no? Sì, chiama qua Barriales, direttamente. Insomma, penso che è gelosa di Laura Barriales. Dice... sta pensando a Federico. Io la voglio sentire, ragazza tua, mo la chiamo e glielo dico. Vabbè, comunque sì, dicevamo invece di Leonardo DiCaprio. Sì, Leonardo DiCaprio, ti ho chiesto qual era il tuo film preferito in generale. Shutter Island. Senza ombra di dubbio. Ma poi, cioè, alla fine, secondo te... E anche succede? Il grande Gatsby. Perché questi finali, tipo Inception, ti rimangono un po' sul punto interrogativo. No, Inception non è che mi è proprio piaciuto tantissimo. Davvero? Sincero. All'inizio, la prima mezz'ora, dici, ma che me sto a vedere? Poi, però, è un gran film. Guarda, sono così e così, perché diciamo che Inception è un pochino più incasinato, ecco. Mentre... intanto cambiamo un po' il sottofondo, mettiamo un po' di Queen con Radio Gaga. Però no, diciamo che il fatto che troppo incasinato non mi piace. Troppo incasinato non ti piace? No, preferisco un finale che ti fa pensare, però comunque dici no, non è che ti devi intrigare la testa tutto il tempo. Sì, no, perché poi alla fine i dubbi te vengono, cioè ce l'hai pure adesso, Inception, alla fine la cosa si ferma oppure no, cioè un sogno oppure no. Io, ragazzi, per favore, adesso se mi state sentendo, insomma ci starete sentendo in tanti, mi spiegate che cosa succede a Inception alla fine? Se è il vostro parere, lo voglio sentire su messaggi, WhatsApp, Facebook, ditemi... Che qual è la finale di Inception, insomma, fatemi sapere, è insomma, vero, diterci all'hashtag Inception. Champions, we are the champions. Diteci per cortesia come finisce, qual è la finale? Esatto, come finisce, perché noi non abbiamo capito, insomma, come finisce, o meglio, l'abbiamo capito, ma non riusciamo a capirlo, ecco, per bene, più che altro. Esatto. Comunque, mandiamo l'ultima pausa musicale e poi ritorniamo per i saluti finali, anche perché, insomma, si è fatta una certa 35, già domenica 14 giugno. Buon giugno, soprattutto ormai è quasi estate, quindi è quasi, madonna, fan caldo. Senti, caldissimo. Alimentiamo un pochino la serata, va, ci sentiamo un po' di Bob Sinclair. Questa è la meravigliosa, a parte che ne ha fatte di bellissime il buon Bob Sinclair. Ma sentiamoci l'ultima, Feel the Vibe con Don Tallman,
che è la meravigliosa voce che accompagna questa canzone. E poi, visto che ormai è quasi estate, ci ascoltiamo un brano del passato, che è la meravigliosa 50 special dei Luna Pop. Wow, questa è bella veramente. E poi ritorniamo qua, ovviamente, gran finale di questa puntata di Condominio Roma Futura, qua su Radio Roma Futura. Running wild in a daze, trying to get your dream before it fades. So obsessed, I take my time, can't stop me moving, just watch me ride. Rosse di fuoco, comincia la danza, di frecce con dietro attacco.